Buongiorno a tutti, anche dai partiti che sostengono questa coalizione di governo arrivano ulteriori suggerimenti e proposte per poter contrastare questa grave crisi economica in cui il Paese si trova a causa del Covid-19. Abbiamo ricevuto il contributo di Andrea Silvestrini, segretario del Partito Socialista Italiano di Roma, che ci ha raccontato ai nostri microfoni quali proposte stiano facendo sia a livello locale alla sindaca Raggi per quanto riguarda la città di Roma, ma anche quanto viene proposto a livello nazionale. Tra queste, molto importante è la loro proposta, per loro una vera e propria battaglia, che è quella di inserimento di un reddito da quarantena. Vediamo il contributo di Silvestrini. Ci eravamo lasciati 15 giorni fa aderendo alla campagna, io resto a casa, sono passati 20 giorni, la situazione non è migliorata, sono aumentati i contagi, sono aumentati i morti, è stata dichiarata pandemia globale, una situazione così brutta, questo paese non la viveva dalla fine della seconda guerra mondiale. La cosa non deve però scoraggiarci, dobbiamo guardare con ottimismo al futuro, dobbiamo essere positivi e dobbiamo stringerci ancora di più. E insieme riusciremo a sconfiggere questo virus. Il governo ha fatto la propria parte, ha messo in campo delle risorse, ha fatto dei decreti. Il Partito Socialista ha proposto con il segretario nazionale Enzo Maraio qualche giorno fa 21 proposte di integrazione al decreto Cura Italia. Alcune sono state prese in considerazione, alcune no, alcune verranno prese in considerazione, speriamo nei prossimi giorni. Il Partito Socialista di Roma che rappresento non è stato con le mani in mano. Avevamo fatto un appello una quindicina di giorni fa di convocare un tavolo istituzionale con i rappresentanti delle strutture sanitarie private, con i sindacati, con i rappresentanti della politica e chiedere alle strutture della sanità privata di mettere a disposizione dell'emergenza personale medico, strutture e attrezzature. Dopo il nostro appello, l'assessore regionale D'Amato alla sanità ha convocato questo tavolo, una piccola soddisfazione del Partito Socialista Italiano e del Partito Socialista di Roma, ma non basta. Abbiamo fatto altre proposte. Una l'ha fatta il nostro consigliere comunale di Ciampino, Mauro Testa, quella di far saltare la fila ai supermercati, file spesso chilometriche, ai medici che lavorano 15-16 ore al giorno. Un'altra proposta l'ha fatta la Federazione dei Giovani Socialisti, quella di sospendere i canoni di affitto agli studenti fuori sede. Un'altra proposta l'abbiamo fatta noi come Federazione Romana. Per conto e nome della consigliera Cristina Grancio abbiamo presentato in consiglio un ordine del giorno, una mozione, e abbiamo chiesto alla sindaca Raggi di farsi portavoce delle cittadine e cittadini di Roma nei confronti del governo e chiedere la sospensione per due bimestralità, cioè per 4 mesi, del pagamento delle bollette. Quindi le cittadine e cittadini dovranno, secondo noi, essere esentati dal pagamento delle utenze domestiche, luce, acqua e gas, per ben 2 bimestralità. A noi non basta sospendere i pagamenti e rinviarli a novembre, a noi non bastano le decurtazioni del 20, 30, 40%, in questo stato attuale le bollette per 4 mesi chiediamo che non vengano pagate da nessuno e la proposta non è demagogica, si può attuare, ma non basta. Queste sono le proposte che abbiamo fatto, ne faremo un'altra importantissima nelle prossime ore perché la situazione sta diventando insostenibile, che sarà quella del reddito di quarantena, estendere a tutti quelli che non hanno un contratto un reddito di quarantena per permettere alle cittadine e cittadini, alle persone comuni, alle persone che lavoravano al nero, che non hanno un contratto, che non sono tutelate né da cassa integrazione né da nessun'altra forma, di poter avere 50 euro, 100 euro in tasca per poter scendere e fare la spesa. Questi oggi sono i socialisti che si schierano dalla parte delle persone che hanno più bisogno e fra qualche settimana di persone che avranno bisogno ce ne saranno tantissime perché la politica oggi sta sottovalutando questo aspetto. Ci saranno persone tra qualche settimana che non avranno nemmeno i soldi per poter scendere e fare la spesa. Questo è un problema che ci dobbiamo porre, è un problema che dobbiamo risolvere. Non possiamo lasciare le persone e questo paese, le nostre città, nel caos e nell'anarchia più assoluta. Dobbiamo dare la possibilità a tutte e tutti di poter scendere, fare la spesa e mangiare. Per questo chiederemo domani con forza un reddito di quarantena. Questo paese ha bisogno di un secondo piano Marshall per uscire dall'emergenza. Io ringrazio gli ascoltatori per l'attenzione, ringrazio Massimo Morosini che puntualmente ci chiama ad intervenire e spero
di riabbracciarvi tutti quanti presto. Grazie e buona serata. Grazie ancora ad Andrea Silvestrini, segretario del Partito Socialista Italiano a Roma, per il suo contributo. Tante le proposte messe in campo dal Partito Socialista Italiano, tanto nella capitale quanto a livello nazionale. Ne parleremo anche con Enzo Maraio, il segretario del Partito Socialista Italiano nazionale, che sta realizzando anche lui un contributo per la nostra trasmissione. A presto per altri contributi.